Le province italiane restano per buona parte sull'orlo del dissesto, nonostante le rassicurazioni che giungono da mesi dal governo, costretto almeno sulla carta a riequilibrare i conti, a causa dell'esito del referendum che ha bocciato la riforma che avrebbe dovuto portare alla cancellazione degli enti di area vasta. Anche a Salerno mobilitazioni dei lavoratori e sindacati nella giornata di sciopero nazionale indetto da CGIL e CISL UIL, dopo che l'incontro al Ministero del Lavoro di agosto non ha avuto esiti positivi. E adesso noi siamo qua a manifestare per non incidere su un'ulteriore spesa andando tutti a Roma, ma ognuno sul suo territorio, per dimostrare che noi esistiamo ancora e svolgiamo funzioni fondamentali, quali quelle della viabilità, quali quelle dell'edilizia scolastica, quelle stabilite dalla legge Delrio. Una legge che però che si è bloccata solo a suddividere le competenze e poi con un meccanismo perverso nel fine 2014 con la finanziaria fu stabilito sta gabella sulle province di restituire i soldi derivanti dalle tassazioni che toccano alle province. Questo ha generato di fatto un immobilismo, oggi siamo alla crisi totale, ma non solo della provincia di Salerno che sconta ulteriormente un doppio errore perché fu calcolato male dalla tabella SOSE che insomma, faceva acquisire questi fondi. E quindi noi restituiamo più di quanto prendiamo con la tassazione locale derivante insomma, dall'acquisto dei veicoli, quella che conosciamo tutti. E ci troviamo adesso in una situazione di non riuscire più ad offrire alcun servizio alla popolazione. Per il direttore generale dell'ente, in ogni caso, il governo dovrebbe a breve intervenire a favore delle province. Io credo che ci sono tutte le condizioni, del resto già autorevoli esponenti del governo hanno chiarito che nel nuovo assetto costituzionale, che poi è la Costituzione che conosciamo ormai da oltre 50 anni, le province sono confermate come enti costitutivi della Repubblica e quindi c'è una rinnovata consapevolezza del fatto che bisogna rifinanziarle e metterle in condizione di poter erogare quei servizi fondamentali per la collettività provinciale.